trovati da Elena e Sergio della redazione nazionale WISP alla settima e ultima puntata di Cavalli on Live prima dell'appuntamento con Fiera Cavalli. Francesco Porcello, docente di veterinaria dell'Università di Perugia, ci introdurrà la seconda edizione dei webinar gratuiti sul benessere del cavallo, che partirà a novembre, organizzato dai Copneus, WISP e Università di Perugia, Dipartimento Veterinaria, per gli studenti delle facoltà italiane. Tante nuove tematiche legate alla salute del cavallo e legate agli studi sui materiali in gomma riciclata da PFU. Anche quest'anno il consolidato rapporto di collaborazione tra Ecopneus, WISP e Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia sta facendo nascere, quattro webinar online su una tematica molto attuale riguardante il benessere animale. Il titolo generale, sarà, La gomma riciclata per il benessere animale. E le tematiche che tratteremo sono patologie indotte, la salvaguardia dell'ambiente, la sicurezza degli animali e degli operatori. L'obiettivo dell'iniziativa, che a questo punto è arrivata alla seconda edizione, è quello di promuovere e comunicare i risultati di ricerche riguardanti l'applicazione del PFU, pneumatici fuori uso, e del prodotto che deriva da il trattamento di questi pneumatici fuori uso ed il benessere degli animali, soprattutto del cavallo e del cane quest'anno, ma anche degli animali da reddito, tematica sicuramente nuova che stiamo inserendo tra le nostre ricerche attuali. I quattro webinar sono rivolti agli studenti di medicina veterinaria, sono gratuiti. Gli studenti di medicina veterinaria chiamati a partecipare sono quelli iscritti ai corsi di studio di medicina veterinaria italiani, ma anche gli studenti di produzioni animali sono benvenuti a questi webinar. I moduli saranno divisi in un primo modulo, alterazioni e patologie degli animali da lavoro in ambiente chiuso o sportivo, un secondo modulo riguardante il cavallo sportivo, un terzo modulo riguardante gli animali da reddito e un quarto modulo riguardante le contaminazioni ambientali. Le date del webinar dovrebbero essere, almeno in maniera provvisoria, ma che diventerà definitiva con i comunicati ufficiali che verranno divulgati, dovrebbero essere 27 novembre, 11 dicembre 2020, 15 e 22 gennaio 2022. L'ultima ora del seminario sarà dedicato ad un questionario che verrà completato online e con il completamento di questo questionario, gli iscritti potranno godere di l'attestato di partecipazione e, se sono appunto studenti di veterinaria, anche acquisire un CFU di formazione qualora il dipartimento di appartenenza abbia deliberato in tal senso. Potranno partecipare al webinar circa 300 persone, che si iscriveranno secondo le modalità che verranno divulgate attraverso comunicati ufficiali sui siti di Ecopneus, WISP, Dipartimento di Medicina Veterinaria e i dipartimenti che si uniranno a questa iniziativa. Spero di vedervi online presto. Vi do un saluto da Perugia e vi auguro ogni bene. Continuiamo con Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP, che ripercorrerà la collaborazione tra WISP ed Ecopneus sulle attività equestri, collaborazione che si è consolidata di anno in anno con la partecipazione a Fiera Cavalli Verona. Grazie al trofeo Ecopneus WISP, presente dal 2017 alla manifestazione, il binomio cavallo-cavaliere è stato valorizzato ancora di più nell'espressione artistica e sportiva delle varie discipline. Con quest'ultima puntata di Cavalli on Live si conclude il ciclo di incontri promossi da WISP ed Ecopneus, con la collaborazione di Fiera Cavalli, insieme ad importanti università italiane e alle aziende partner della filiera, per raccontare le realtà di eccellenza nel mondo dell'equitazione sostenibile
grazie all'utilizzo della gomma riciclata. Compagni di viaggio preziosi che colgo l'occasione per ringraziare sentitamente. Attività sportiva, benessere dell'animale e del cavaliere, sostenibilità ambientale, economia circolare. Attraverso il format di Cavalli On Live, che ci ha permesso di non interrompere mai il legame con i circoli ippici affiliati e con il vasto mondo degli appassionati, abbiamo illustrato le grandi potenzialità della gomma riciclata da pneumatici fuori uso. Grazie, grazie a tutti voi che ci avete seguito ed avete apprezzato l'impegno di Wisp ed Ecopneus nel continuare a collaborare avendo come obiettivo l'innovazione tecnica del campo di lavoro e di gara, unita alle ricerche scientifiche e all'accesso per tutti alla pratica sportiva equestre. Fiera Cavalli ha rappresentato senza dubbio in questi anni il palcoscenico privilegiato per mostrare contemporaneamente gli sviluppi dell'innovazione e la forza dell'equitazione WISP. Le passate edizioni hanno ospitato il trofeo Ecopneus WISP nella sua fase finale, dopo gli appuntamenti vissuti sul territorio. Volteggio, dressage e lavoro in piano sono espressioni dello sport equestre per tutti con la valorizzazione del binomio cavallo-cavaliere. Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, quest'anno con grande entusiasmo ritorniamo a Verona. L'appuntamento è al nostro spazio espositivo, presso l'area esterna A, dove porteremo un'ulteriore evoluzione tecnica dell'uso della gomma riciclata e continueremo a raccontare lo splendido mondo dell'equitazione per tutti. Vi aspettiamo! In quest'ultima puntata abbiamo voluto dare risalto all'innovazione che Ecopneus offre ogni giorno al settore equestre e alla collaborazione con WISP, sempre più diretta verso prospettive green. Continuiamo quindi con il contributo di Federico Dossena, direttore generale di Ecopneus, che ci parlerà dell'impegno del consorzio nel mondo dell'equitazione. Ci vediamo alla Fiera Cavalli, dove Ecopneus e WISP presenteranno l'ultima innovazione in termini di campi per equitazione. Campi per equitazione che da 5 anni WISP, Ecopneus e l'Università di Perugia studiano per il benessere dell'animale e del cavaliere. Una pavimentazione in gomma permette di assorbire le vibrazioni e quindi di preservare le articolazioni, i tendini dei cavalli che operano su queste superfici e trasmettere lo stesso tipo di beneficio al cavaliere che si trova a governare un animale con un grip più sicuro e più rilassato. La gomma infatti viene utilizzata anche per gli allestimenti degli stalli degli animali e dei camminamenti che li conducono dagli stalli stessi al campo. Saremo appunto in fiera, presenteremo questo campo, saremo all'ingresso subito dopo i tornelli, dal 4 al 7 di novembre e dal 12 al 14 di novembre. Avremo anche un piccolo stand dove potervi accogliere per spiegarvi le novità che abbiamo introdotto all'interno di questo ultimo ritrovato pavimentazione. Potrete seguirci anche attraverso i nostri social, verificando quotidianamente, mattina e pomeriggio, le attività che svolgeremo sul campo. Vi aspettiamo in Fiera Cavalli. Eccoci arrivati alla fine di questa avventura sul benessere del cavallo. Cogliamo l'occasione per ringraziare Ecopneus, principale responsabile della gestione dei pneumatici fuori uso, che stimola nuovi ambiti di applicazione della gomma riciclata attraverso un'innovazione tecnologica che concilia il benessere del cavallo con una gestione dei centri equestri più semplice, economica ed ambientalmente sostenibile. Ringraziamo Verona Fiere per aver messo a nostra disposizione la pagina Facebook Fiera Cavalli per promuovere questa seguita iniziativa Cavalli On Live. La trasmissione ci ha dato l'opportunità di confrontarci con voi e di parlare di benessere con i professori dell'Università di Perugia, di riabilitazione e di salute del cavallo, di sport per tutti con focus su vari temi, permettendoci di presentare le eccellenze dell'equitazione, i centri e le storie del territorio WISP. Quindi, non per ultimi, ringraziamo tutti i centri ippici, gli istruttori e gli appassionati per la partecipazione attiva online a questa iniziativa promossa dalla WISP. Ringraziamo in particolare Fabrizio Forzoni e Camilla Antonelli che si sono alternati con noi la conduzione e il grazie più grande va a tutti voi che ci avete accompagnato fino a questa ultima puntata partecipando anche con numerosissime mail e vi diamo l'appuntamento a Fiera Cavalli nei 2 weekend che andranno dal 4 al 7 novembre e dal 12 al 14 novembre.
Continuate comunque a scriverci all'indirizzo benessere del cavallo@wisp.it che resterà sempre attivo. Grazie per averci seguito.